La Vigor Senigalli ospita al Goffredo Bianchelli il Grotta Mare per la nona giornata del campionato di eccellenza. Parte subito i rossoblù sull'esterno, cercano lo scambio, guerra ancora, Savelli bomba, ma il portiere tiene bene la palla. Adesso il Grotta Mare a sfondare sull'out di destra con Pietrucci, Sombrero sul terzino sinistro, poi Muscatelli la battezza fuori. Ed ecco ancora il Grotta Mare, recupera palla al centrocampista, lancia sempre il solito Pietrucci, funambolo del Grotta Mare, punta l'area a velocità alta, tiro a incrociare che fa la barba al palo. Davvero un'occasione ghiotta per il Grotta Mare, che ancora insiste sempre sull'auto di destra, finta il tiro, bomba di Mancino, Muscatelli risponde presente, devia in corner. Ed ecco qua il rosso-blu, sponda di Mama, guerra, bomba, fuori. Primo squillo di tromba vero della Vigor Senigallia. Adesso con Pesaresi sempre sponda per il solito guerra. Cerca di andare via tra due. Cerca la sponda del Mama. Poi Ruggeri, tiro cross e tap-in del Ocabaio Guerra, che porta in vantaggio lo scadere del primo tempo la Vigor Senigallia. Ancora rivediamo l'azione personale di Guerra, che va via su due giocatori del Grotta Mare. Cerca la sponda del pivot che allarga per Ruggeri. Tiro cross e... presente numero 8 dei rossoblù, Matteo Guerra, instancabile. Ed ecco, si fa vivo il match nel secondo tempo. Disturbi tra Pesaresi e il numero 10 del Grotta Mare, mani in faccia del numero 2. Nervosismo, si parte con un corner dei rossoblù dove Carboni spara davvero alto a distanza ravvicinata. I primi cambi, esce Siena per Eric Marini, esce Mamma per Bittoni, cerca di dare velocità all'attacco.